Assocora lancia una raccolta fondi per supportare le classi della popolazione più in difficoltà. Pur non potendo organizzare la Charity Night, una tradizionale serata di beneficenza, l'associazione ha voluto comunque dare un contributo in un momento così difficile. È da ormai 7 anni che l'Assocora organizza nel periodo di Natale una festa di beneficenza. Questa festa ha il duplice scopo, quello di stare insieme, divertirsi, amici, colleghi e familiari, e non solo, soprattutto quello di fare beneficenza. L'anno scorso abbiamo raccolto circa 11.000 euro con la vendita di 350 biglietti e grazie anche e soprattutto a una mano degli sponsor. Quest'anno, per continuare questo percorso, pur non potendo fare la festa, quindi togliendo la parte ludica, abbiamo comunque voluto fare una raccolta fondi, sempre da destinare in beneficenza. E per questo motivo abbiamo aperto un conto corrente dedicato, il cui ricavato verrà devoluto interamente alle due associazioni, Unità al Sitore del Greco e Gli Occhi di Claudio, due associazioni che non solo nel periodo di Natale, ma tutto l'anno, 365 giorni l'anno, sono vicino agli ultimi. La somma raccolta sarà destinata all'Unità Alsi e all'associazione Gli Occhi di Claudio. L'Unità Alsi è un'associazione che facciamo durante l'anno tantissime attività. Ovviamente quest'anno, per motivi che già conosciamo, abbiamo fatto un altro tipo di attività, cioè abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà attraverso, appunto, generi alimentari. E questo l'abbiamo fatto grazie alla generosità di tantissime persone, gente comune, ma soprattutto tante associazioni come l'Asso Coral. Noi con gli amici dell'Asso Coral sono un po' di anni che loro, ecco, ci sostengono e, ripeto, grazie a queste persone noi riusciamo ad avvicinare tante famiglie, altrimenti veramente non sarebbe possibile, perché è una situazione veramente drammatica. Quali i futuri appuntamenti con l'Unità Alsi? Allora, noi quest'anno siamo stati completamente fermi anche con i pellegrinaggi a Lourdes, quindi noi speriamo di riprendere le attività con i pellegrinaggi a Lourdes, di avvicinare gli amici, appunto, in carrozzina, perché, ripeto, noi facciamo questo tipo di volontariato. Ovviamente dobbiamo aspettare che tutto finisca, perché questa pandemia veramente ci ha bloccato tutto, ogni situazione, quindi noi speriamo di riprendere con i pellegrinaggi e con le nostre attività, diciamo, il più presto possibile.